Toscana non si parla soltanto di PDTA ma anche di PDTAS. Cosa sono questi PDTAS? Ne abbiamo parlato con Laura Brizzi, che è direttore dei servizi sociali a Toscana Nord-Ovest e che ha esposto questo nuovo modo di gestione durante una sessione dedicata alla malattia di Parkinson e ai percorsi per i pazienti, inserita all'interno del forum sul Risk Management in Sanità 2019 in corso a Firenze. Ci spiega bene cosa sono, quale ruolo hanno, quale funzione e come sono organizzati? Sì, Regione Toscana ha licenziato recentemente il piano sanitario e sociale integrato 2018-2020 e in uno dei driver, uno degli obiettivi strategici che ha posto Regione Toscana al sistema regionale della sanità è stato quello proprio di vivere la cronicità. È stato coniato il nuovo acronimo di percorso diagnostico terapeutico assistenziale sociale come a rappresentare l'aspetto del funzionamento della persona con un bisogno di salute, in particolare con una malattia. Per cui l'obiettivo è quello appunto di realizzare all'interno di ogni singolo percorso terapeutico assistenziale come il PDTA sul Parkinson, costruire intorno una rete di servizi che sono a livello del territorio, quindi delle singole zone distrette o società della salute, perché la persona affetta dalla malattia possa effettivamente godere della piena integrazione nel contesto sociale di vita. In termini pratici, cosa aggiunge rispetto al PDTA classico? Aggiunge la rete dei servizi integrati. A livello di zona distretto noi troviamo le reti integrate dei servizi e quindi tutti i servizi che ruotano intorno alla persona, non soltanto di tipo sanitario ma anche di tipo sociale. Quindi si va dal giusto abitare, si va dall'aspetto lavorativo della persona che ancora è in età lavorativa, si va verso il trasporto pubblico, l'utilizzo del trasporto pubblico, quindi mettere insieme tutto quell'aspetto, tutte quelle condizioni ambientali che sono proprie dell'OMS, che definisce la salute non soltanto come un bisogno, rispondere a un bisogno sanitario, di tipo biologico, ma anche di tipo socio-relazionale.